Carissimi fratelli, carissime sorelle, per noi è molto, molto importante che queste riflessioni sono collocate nel nostro camminare verso la creazione nuova. Allora con voi percorriamo la strada per vedere tutti gli elementi che entrano in questo cammino e tutti gli agenti e meccanismi nelle anime che agiscono dentro di noi. Oggi affrontiamo il tema la forza del peccato. Come abbiamo sentito in questi giorni la predicazione degli apostoli dopo la Pentecoste, loro hanno indicato il peccato al sommo sacerdote, al sinedrio, non hanno celato, sono rimasti chiusi alla grazia del Signore. Ma noi dobbiamo vedere come il peccato agisce dentro di noi, per consegnarlo al Cristo Redentore, che perdoni e che ci guarisca. Allora ascoltiamo il testo e poi lo approfondiamo. Dal libro Oltre la Grande Barriera, pagina 266. La forza del peccato. Esiste un profondo legame fra la morte ed il peccato. Esso ha una propria forza, e questa forza risiede nell'uomo stesso. In ogni uomo, infatti, opera una legge che è quella dell'egoismo. Questa è la vera forza del peccato. È una legge che non viene da Dio, ma dall'io. È la legge dell'autoaffermazione che si scontra con la legge di Dio. Da questo conflitto interiore ha origine la divisione che si riscontra in tante anime e che porta ad una sorta di schizofrenia spirituale. Per questo Gesù ha affermato che è ciò che esce dall'uomo a contaminare l'uomo. È infatti nel profondo dell'essere che si annida il desiderio di autoaffermazione, frutto dell'egoismo che è peccato. La legge di Dio si cala in questa realtà di peccato che sta nell'uomo, ed egli spesso non l'accetta. Chiuso in se stesso, l'uomo non comprende lo spirito della legge divina, che è quella di liberare l'uomo dall'egoismo che ha in sé. Accoglie la legge come una dura disciplina che bisogna rispettare per timore di essere puniti da Dio. In tal modo, la legge di Dio viene distorta e diviene legge interpretata e imposta dagli uomini. Di essa si rispetta la lettera, ma non lo spirito. Invece di essere strumento di liberazione, essa schiaccia l'uomo e lo rende ribelle a Dio. Così la legge diventa pretesto per peccare e porta alla morte. Quante volte l'uomo è pronto ad uccidere in nome di Dio e della sua legge? L'egoismo è presente in ciascuno di voi senza eccezioni. La natura umana sulla terra è ribelle. L'egoismo agisce attraverso l'autoaffermazione e la legge di Dio molto spesso non trova spazio nelle vostre anime. La conversione ed il cammino spirituale dell'uomo consistono nell'accogliere la legge di Dio come una legge di libertà. L'uomo diventa libero quando dona se stesso a Dio attraverso Gesù Cristo,
il solo che possa liberarlo. Allora vive come figlio di Dio e comprende l'amore che Dio ha per lui. Un figlio è libero, non è schiavo. Gesù stesso ha affermato di non essere venuto ad abolire la legge, ma a darle compimento. Ciò significa che Cristo, in ciascuno di voi, porta alla piena realizzazione della legge di Dio, nella libertà e nella dignità dei figli di Dio. Se non vi sentite liberi interiormente, vuol dire che non vivete in modo giusto la legge di Dio. L'uomo che accoglie la legge di Dio come una dura disciplina si trasforma in un fanatico. Chi la rifiuta o la teme diventa passivo e rassegnato. La legge non vissuta o vissuta male diviene stimolo al peccato. Così l'uomo non cessa di commettere il peccato, anzi lo commette con maggior forza. Non permettete alla legge del vostro io di governare la vostra vita. Lasciate che sia la legge divina a farlo. Altrimenti non potrete vincere la morte, perché il peccato regnerà sempre dentro di voi. Dio vi vuole liberi, mentre Satana vi vuole schiavi. Vivete la libertà dei figli di Dio ed accogliete la sua legge in questo spirito di libertà. Potete sconfiggere la schiavitù soltanto opponendo ad essa la libertà. Sappiate tendere verso questa libertà e vincerete la morte. San Raffaele Arcangelo, 25 febbraio 2001. Per noi è molto importante entrare nella conoscenza delle leggi di Dio. Siamo abituati alle leggi e prescrizioni scritti sulla carta, proclamati ad alta voce. Di sicuro sono utili come una indicazione, come una strada. Ma noi dobbiamo entrare nella dinamica delle leggi di Dio dentro di noi, nella dinamica che comprende il nostro spirito, la nostra anima, di conseguenza il nostro corpo, il nostro agire, il nostro rapportarci uni con gli altri. La cosa fondamentale è che noi siamo creati a immagine di Dio. Questo è impresso nel dinamismo del nostro concepimento, del nostro nascere, nel nostro vivere. Da questa immagine noi possiamo percepire la presenza della vita di Dio dentro di noi. Quando parliamo delle leggi in senso profondo, leggi di Dio, sono le leggi di vita, sono quel fluire della vita dalla sorgente che è Dio verso la nostra vita. Allora possiamo percepire l'azione di questa legge dentro di noi che ci genera, rigenera, ci libera da ogni tipo di schiavitù, porta a essere figli di Dio completamente realizzati. Perciò nei nostri programmi vi abbiamo portato tante volte che già nel momento del concepimento è un mistero per l'uomo razionale, per l'uomo della fede non è un mistero. Nel momento del concepimento, dunque, l'uomo si incontra con Dio e si incontra con Satana, si incontra con le leggi di Dio
che agiscono in Lui come agiscono in Gesù Cristo, perché siamo creati da Dio come figli di Dio. C'è un'altra legge della corruzione che proviene da Satana, dal male, che sviluppa in noi egoismo. E proprio nel momento del concepimento l'anima, che è creata libera, è tenuta a fare discernimento, discernere tra il bene e il male e orientarsi verso il bene. E allora tutta la nostra vita è un percorso così, un percorso per andare verso la pienezza, verso la realizzazione, come figli di Dio. Contrario alla legge di Dio che nella nostra anima, nella nostra psiche, diciamo così, si presenta, è l'egoismo, che è la legge della corruzione, la legge della distruzione. Appena un po' dentro di noi che non vogliamo determinarci come figli di Dio, vivere completamente secondo le leggi dello Spirito Santo, le leggi dello Spirito puro, si forma un egoismo e permette la corruzione. E quando, in quanto una persona si orienta verso l'egoismo, tanto in quella persona prende sopravvento Satana, che distrugge, che agisce su di lui, anche ingannandolo. Nella psicologia, nella psicoterapia si parla molto dell'inconscio dell'uomo. È un termine medico. Tutto rispetto ai medici, ai psicologi, però loro non scendono alla radice dell'uomo. Nessun medico, nessun psicologo ha ridato la vita all'uomo. Nessuno è capace di dargli la vita eterna. Nessuno è capace di scendere alla radice di guarirlo. Ma noi dobbiamo avere davanti ai nostri occhi la prospettiva della creazione nuova e possiamo entrare nelle nostre anime, sgomberare tutto, anche nel nostro inconscio. Per Dio non esiste l'inconscio dentro di noi. Dio ci ha dato il suo Figlio che ha assunto i nostri peccati, i nostri sbagli, è venuto a guarirci. Ci ha dato lo Spirito Santo che scruta le profondità di Dio e scruta le nostre profondità, illumina tutto. Ci dà capacità di discernere, ci dà la forza di orientarci per avere la vita completa e la vita eterna. Allora la nostra vita spirituale, il nostro cammino spirituale, deve andare fino alla radice, con semplicità, con un abbandono semplice, come dice Gesù: cercate prima di tutto il regno di Dio e tutto il resto vi sarà dato. In questo contesto il regno di Dio sono le leggi della vita,
nelle nostre profondità, oltre i confini del nostro conoscere, sapere e potere, e Dio ci indirizza oltre. A questo punto, questo popolo nuovo deve prendere sul serio questo cammino. Quando parliamo dell'inconscio, è come orientare il proprio futuro. Dico ai fidanzati che dovrebbero consacrare la sua vita, la loro vita, a Maria Santissima, a Dio. Consacrare il loro futuro, consacrare i loro figli, già prima. Sappiamo che i nostri progenitori hanno fatto l'alleanza con Lucifero. Gli offrivano i primogeniti, hanno consacrato il loro grembo, la loro creatività a Lucifero. I genitori nel momento del concepimento dovrebbero consacrare a Dio attraverso Maria il grembo della madre, il seno del padre, consacrare la creatura nuova, che Dio prenda in possesso quella creatura, la governi. Abbiamo degli esempi dove i sacerdoti educavano la gente così, educavano i genitori e le generazioni nuove sono diverse. Se i genitori si calano nelle leggi dello Spirito Santo dentro di loro, non si comporteranno come non credenti a governare i figli con bastone, con le idee, con accontentare, con possedere, ma imprimeranno nei figli lo Spirito di Dio e questo rimarrà in loro. E questo promuoverà i figli e quando loro crescono attraverso le tappe dello sviluppo saranno sempre orientati verso Dio. In questo nostro percorso in noi deve essere una chiarezza e consapevolezza, come San Raffaele dice, ciò significa che Cristo in ciascuno di voi porta alla piena realizzazione la legge di Dio, nella libertà, nella dignità dei figli di Dio. Se non vi sentite liberi interiormente, vuol dire che non vivete in modo giusto la legge di Dio. La disciplina esteriore è dura, provoca soltanto una maschera nelle persone. Perciò nel nostro intimo, nella nostra profondità, con aiuto dello Spirito Santo, la nostra scelta deve essere libera, per Gesù Cristo che ci libera in ogni momento della nostra vita, che ci libera da ogni peccato. Se permettiamo la legge del peccato dentro di noi, noi diamo la forza a Satana. Se scegliamo liberamente Dio, diamo a Dio tutta la libertà di agire e portarci all'integrità. Prossime due volte voglio portarvi dentro a comprendere le prove che
vive un'anima, un uomo, e quali agenti ci sono dentro. Com'è importante che ciascuno di noi guardi fino al fondo nella sua anima per comprendere le leggi di Dio e le leggi dell'egoismo e orientarsi verso Dio, e mai avendo paura di vedere il suo peccato, il suo sbaglio, il peccato degli altri. Così è importante per tutti noi vedere tutta la realtà che agisce dentro di noi, attorno a noi, comprendere in modo giusto l'azione di Satana, comprendere in modo giusto l'azione degli strumenti straordinari, come si inseriscono in questa azione dentro di noi. Come abbiamo detto, quello che governa il cosmo governa anche il microcosmo. Quello che avviene in tutto il cosmo deve avvenire nel microcosmo, cioè tutto deve andare a essere ricapitolato in Cristo. In questo comprenderemo tutti gli eventi e saremo in grado di stare in piedi con testa alta negli eventi che ci precedono. E io vi benedico perché lo Spirito Santo vi comunichi l'amore di Dio, perché Dio è amore, e voi vi sentiate liberi scendere fino al fondo del vostro essere, liberi di scegliere le leggi di Dio che vi governano e vi rendono felici, liberi, e respingere le leggi dell'egoismo che seducono, corrompono, vi spingono a governare voi stessi, governare il mondo, vi spingono alle guerre con gli altri, a una guerra contro Dio che è la ribellione, che dentro di voi sia tutto sottoposto alle leggi dello Spirito puro, che la vostra vita sia rigenerata. Benedico in modo particolare tutti i peccatori, le persone sedotte, trascinate dallo spirito di questo mondo, dallo spirito di corruzione, che abbiano la luce e la forza di cambiare la vita. Benedico tutti quanti sono paurosi di entrare in se stesso a guardare, perché abbiano gli occhi di Dio, gli occhi pieni di luce, di pace, di amore, e scoprono che Dio è un amore puro, che si liberino dalle tensioni, dalle paure e trovino in Dio un riposo. Benedico tutti voi che portiate questa pace, che portiate la legge di Dio con la vostra vita, perché il vostro spirito si imprima nello spirito degli uomini e in questo mondo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.